Questo è il problema di base numero 1 a pagina 13 del libro Physical Problem sull'induzione elettromagnetica. Leggiamo il testo, facciamo una pausa e quindi vediamo lo svolgimento. Il testo chiede di calcolare la FEM sia con la legge di Faraday-Neumann-Harry-Lenz che con le proprietà della forza di Lorentz. Con la legge di Faraday-Neumann-Harry-Lenz dobbiamo immaginare che la barretta sia chiusa su un circuito di area S variabile, che noi come al solito orientiamo positivamente in senso antiorario. E poi c'è da calcolare la FEM come rapidità di variazione, cambiata di segno, del flusso magnetico. Sappiamo che questo flusso magnetico è B per S, l'area S è L'. Quando andiamo a fare la derivata di L' è la velocità con cui si muove l'asta, quindi meno BLV. Andando a sostituire i valori, velocità, BL, otteniamo una FEM di meno 99 mV, giustamente negativa, perché quando andiamo a percorrere il circuito in senso antiorario, per calcolare la circuitazione del campo elettromotore, questo campo elettromotore indotto è rivolto verso il basso, quindi nel verso contrario al verso convenzionale positivo. La FEM è questa circuitazione, quindi meno E per L. Sappiamo anche che il campo elettromotore vale V per B, perché in pratica deriva dalla forza di Lorentz, QVB, interpretata come forza elettrica. La FEM la potevamo ricavare anche dalla definizione, cioè lavoro per unità di carica. E siccome questa situazione fisica è a regime, cioè non è variabile con il tempo, allora invece di utilizzare il lavoro infinitesimo sull'unità di carica infinitesima, cioè su una carica infinitesima spostata, possiamo calcolare il lavoro complessivo su una quantità di carica finita. Il lavoro è negativo se noi immaginiamo di spostare la carica da più a meno, cioè dal basso verso l'alto, nel verso positivo convenzionale della barretta, e vale la forza elettrica per lo spostamento. L'altro modo di calcolare la FEM è di considerare soltanto la barretta senza il resto del circuito, come infatti è. Sappiamo che il campo elettrico statico e il campo elettromotore sono uguali opposti. La forza elettromotrice, utilizziamo questa formula che abbiamo appena visto, la carica si semplifica, il campo elettromotore è V per B perché queste due forze sono uguali opposte, quindi al posto di E mettiamo VB e abbiamo la forza elettromotrice uguale meno VBL, lo stesso risultato che abbiamo trovato prima. Infine la DDP si crea ai capi della barretta per accumulo delle cariche positive convenzionali che vengono spinte verso il basso e prelevate dall'alto. Questa differenza di potenziale genera il campo elettrostatico verso l'alto, con la solita formula che il campo elettrostatico nasce dalla differenza di potenziale, e questa differenza di potenziale la possiamo calcolare con la formula inversa, campo elettrostatico per la lunghezza della barretta. Il campo elettrostatico è uguale al campo elettromotore in modulo, quindi vale VB per L. Questo delta V è il potenziale in B meno il potenziale in A, perché noi dobbiamo sempre seguire il verso convenzionale positivo, dal basso verso l'alto. E quindi otteniamo che questa differenza di potenziale vale sempre VBL, con il segno positivo però stavolta, 99 mV contro i meno 99 mV della FEM. Si conferma che la DDP ai capi della barretta e la FEM sono uguali opposte.